Buonasera, un saluto affettuoso a tutte le telespettatrici, a tutti i telespettatori di Pronto Medicina Facile, un caro saluto a tutte le persone che ci stanno seguendo in streaming su rete8.it. In questa puntata parleremo di Covid e gravidanza, un argomento che offre tantissimi spunti di approfondimento e che indissolubilmente si lega alla questione del giorno, ovvero alla questione vaccini. Tra l'altro, notizia di questi giorni, due donne che in gravidanza si erano vaccinate hanno trasmesso l'immunità alle figlie. Infatti, anticorpi anti-Covid sono stati trovati nel sangue neofetale, appunto, di queste due bambine. Questo tanto come spunto per farvi capire quali altri argomenti importanti tratteremo nel corso di questa trasmissione. Lo faremo grazie alla competenza del nostro graditissimo ospite. Buonasera e benvenuto nei nostri studi al professor Francesco D'Antonio. Buonasera, professore. Buonasera a tutti. Grazie per aver accettato il nostro invito, professor Francesco D'Antonio, che tra l'altro sarà a vostra disposizione fino alle 22:30 per rispondere ad eventuali domande attraverso le telefonate o attraverso le mail. Dicevo, professor Francesco D'Antonio, specialista in ostetricia, ginecologia e medicina fetale, Università Gabriele D'Annunzio di Chieti Pescara. Lui in particolare è responsabile del centro di medicina e terapia prenatale e gravidanza ad alto rischio. Il reparto è la clinica ostetrico-ginecologica diretta dal dottor Marco Liberati. Professor Francesco D'Antonio è anche professore associato all'Università D'Annunzio. Intanto posso dire che è un cervello di ritorno, no? Lei si è laureata a Chieti, si è specializzata a Chieti, poi le prime esperienze professionali le ha fatte all'estero, giusto professore? Dove in particolare? Le ho fatte all'estero, giusto? Grazie della domanda. Sono stato 4 anni e mezzo in Inghilterra, a Londra, in un centro di medicina prenatale, il più grande centro di medicina prenatale al mondo, e poi sono stato altrettanti 4 anni e mezzo in Norvegia, a Tromso, all'Università di Tromso, prima di ritornare appunto in Italia, prima a Foggia e poi adesso a Chieti. Lei ha lavorato con scienziati di profilo mondiale, autentici luminari del suo campo, vero? Sì, ho lavorato con la persona che tra gli altri è tra i padri della medicina prenatale. Sono stato a lungo con lui e grazie a lui oltretutto che ho acquisito le competenze che fortunatamente oggi ho. Giovanissimo, le posso chiedere l'età? 40 anni. Allora, in Italia si dice che è un professore già vecchio? No, o all'estero è già vecchio, in Italia è un professore giovane, in erba. Come mi faccia capire un po' questa situazione che non l'ho bene messa a fuoco? Beh, all'estero sì, non si è propriamente giovanissimi a 40 A anni come 40 anni. professori. E in Italia? In Italia si è giovani, sì. Lei è specialista in medicina fetale, ce la vuole spiegare? Tra l'altro abbiamo, grazie a lei che ce lo ha portato, da mostrare ai nostri telespettatori un bellissimo video. Di che cosa si occupa in particolare, professore? Allora, io sono specialista in medicina prenatale, che è un campo nuovo della medicina, una branca della ginecologia e dell'ostetricia, che però compenetra la pediatria, la genetica e la radiologia. Si occupa della valutazione dal punto di vista diagnostico e in taluni casi terapeutico di qualsiasi condizione che interessa il feto, condizione patologica che interessa il feto, al fine di massimizzarne l'outcome, ovvero che significa al fine di far sì che il bambino vada incontro a quella che è la prognosi migliore. Quindi è medicina prenatale, non medicina fetale, ho sbagliato. Sono sinonimi, Sono sinonimi. chiamiamo insomma. Che immagini stiamo vedendo, professore, in Stiamo questo vedendo immagini di valutazione, adesso una manina di un bambino di un intervento in utero, questi sono due gemelli, questa è una ricostruzione 3D di due gemelli, questa è la valutazione del cervello e del volto, ovviamente come vedete di un feto, e sono tutte cose che vediamo nella pratica clinica quotidiana, di cui ovviamente ci serviamo come strumento diagnostico principale dell'ecografia, a cui aggiungiamo altre metodiche tipo la risonanza magnetica. Tra l'altro state facendo degli studi importantissimi in questo campo, no, professore? Sì, stiamo facendo studi, l'Università di Chieti è al centro di più di 40 progetti internazionali sulla medicina prenatale, principalmente su quella che è la valutazione delle anomalie fetali e della valutazione funzionale del feto, ovvero di come le diverse parti del feto funzionano. E questo si pensa che sia la base nello spiegare di come effettivamente poi la vita postnatale si evolve. Anticipare l'insorgenza delle malattie, capire
l'insorgenza delle malattie, per poterle prendere non per tempo, molto molto prima, diciamo, professore. Sì, l'obiettivo è questo, cercare di, obiettivo a lungo termine ovviamente perché è una branca ancora molto giovane, di cercare di spiegare perché alcune patologie che insorgono nei bambini insorgono di fatto in questi individui, quindi andare a valutare se all'interno della vita nella pancia della mamma ci sono già segni di patologie che noi sappiamo oggi si sviluppano dopo la nascita. L'ultima, responsabile del Centro di Medicina e Terapia Prenatale e Gravidanza ad Alto Rischio della clinica, abbiamo detto, ostetrico ginecologica diretta al professor Liberati. In particolare, di che cosa vi occupate, professore? Ci occupiamo della valutazione di qualsivoglia tipologia su base malformativa principalmente o sospetto di malformazione o di patologia materna con probabile ripercussione sul feto medesimo al fine di diagnosticarla, di valutarne la prognosi e ovviamente di migliorarne il decorso. Quindi gravidanze ad alto rischio? Ad altissimo rischio, sì. Altissimo rischio. Un esempio? Un esempio le gravidanze gemellari, in primo sono quelle per che definizione. Abbiamo visto prima in quelle immagini bellissime. Torno tra lei tra poco, prima come sempre ogni settimana la consueta incursione nelle pagine del sito della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri per far capire sempre a tutti i rischi che corrono quotidianamente H24 tutte le persone che si prendono cura di noi, tutto questo dall'inizio della pandemia, pagine sempre listate a lutto come vedete, elenco dei medici deceduti per contagio nel corso della pandemia che si è ulteriormente allungato, ad oggi sono 348, 5 in più rispetto alla settimana scorsa. Ai medici vanno aggiunti 83 infermieri, numero stabile rispetto alla scorsa settimana, e 28 farmacisti, fortunatamente anche questo numero è fermo già da qualche settimana. La pagina della solidarietà, siamo alla vigilia di Pasqua e allora le manifestazioni che noi vogliamo sostenere non possono che far respirare il clima pasquale. 300 uova di Pasqua per malati Covid ricoverati negli ospedali di Chieti, Vasto e Atessa, ma anche per i bambini delle pediatrie e i malati della psichiatria. Come vedete nelle foto sono state consegnate da Terenzio Rucci, presidente regionale di OPES, che è l'organizzazione per l'educazione allo sport. La consegna delle uova è stata fatta all'ingresso dell'ospedale di Chieti al direttore generale dell'ASL Thomas Schell, a Piero Onorato della direzione medica e a Francesco Cipollone, direttore del Dipartimento di Medicina. Altre 100 uova di Pasqua sono state donate agli operatori sanitari e ai pazienti dei reparti Covid e geriatria dell'ospedale di Pescara. Alla consegna erano presenti il direttore sanitario aziendale Antonio Caponnetti, il direttore del reparto malattie infettive Giustino Parruti. Con un semplice uovo pasquale desideriamo esprimere la nostra vicinanza e un incoraggiamento sentito ad affrontare la malattia con grinta e voglia di superare gli ostacoli, proprio come facciamo noi nello sport, ha detto il presidente di OPES, Terenzio Rucci. Vi presento le persone che con me lavoreranno a questa puntata di Pronto Medicina Facile. Come sempre in redazione c'è la collega Edmondo. Ciao Gigliola. Ciao Paolo, buonasera a tutti. Con Francesco Specchiulli siamo prontissimi a ricevere le telefonate, i numeri sono già in sovrimpressione. 0871 il prefisso, 5873230, 5873235, mentre l'indirizzo email è salute@rete8.it. Grazie Gigliola, buon lavoro a te, buon lavoro a Francesco in regia, professor D'Antonio. Allora, con il cambiamento del sistema immunitario nella donna gravida, la stessa donna gravida si espone a un maggiore rischio di una persona normale in caso di contagio? Allora, sì, la donna contagio da Covid ovviamente. Da coronavirus. Allora, è vero, sì, la donna gravida ha delle peculiari modificazioni soprattutto durante la fase iniziale della gestazione per quanto riguarda il sistema immunitario. Tuttavia la donna gravida incinta non ha più alta probabilità di contagiarsi. La trasmissione del virus da individuo a individuo non è maggiore nella donna gravida. Per cui la donna gravida non deve prendere precauzioni diverse da quelle che prendono gli altri, deve prendere precauzioni ovviamente perché la probabilità di ammalarsi è la medesima,
e soprattutto questo è importante perché noi sappiamo oggi, abbiamo una buona evidenza che in alcune donne gravide purtroppo l'infezione non decorre come ci aspetteremmo. Donne in gravidanza con comorbidità come obesità, ipertensione, corrono rischi ancora maggiori rispetto, diciamo, ad una donna gravida che è in buone condizioni in caso di contagio, professore? Sì, le corrono. Infatti il decorso dell'infezione nella donna gravida, senza ovviamente pluripatologie, è la medesima che nella donna non gravida. È molto difficile che vada incontro ai problemi, l'incidenza di problematiche è molto bassa. Di contro, donne che hanno comorbidità, in primo luogo l'ipertensione, il diabete e l'obesità, hanno circa 10 volte, da 3 a 10 volte, la probabilità di andare incontro a quella che è lo spettro più severo dell'infezione. Quanto incide l'età della donna? Possiamo mettere un paletto, un limite, fino a 35 anni meno, sopra i 35 anni, anche per la gravidanza, corre maggiori rischi? Allora, per quanto riguarda il Covid, noi appena concluso uno studio su questo e abbiamo visto che donne al di sopra di 40 anni, soprattutto ovviamente se hanno altre patologie, abbiamo alzato il paletto, perché di fatto in Italia 35 anni è la media quasi dell'età della prima gravidanza, donne al di sopra di 40 anni hanno un rischio di fatto maggiore di contrarre la forma severa della patologia. Donne in gravidanza ad alto rischio, se contagiate a quali complicazioni possono andare incontro? Allora, come ho detto, nella maggior parte dei casi fortunatamente non succede nulla, ovvero l'infezione decorre in maniera sintomatica. E in una percentuale di casi che circa varia dal 3 al 10%, queste donne hanno una maggior probabilità di andare incontro allo spettro severo della malattia, di richiedere accesso in terapia intensiva e di richiedere necessità di intubazione. È già capitato qualche caso a voi? Ci sono capitati casi seri, a dire la verità fortunatamente nessuna che dovesse essere intubata. Donna gravida che si ammala, che succede? Come si prosegue? Come si prosegue ovviamente con la gravidanza? Allora, la gravidanza, questo è stato anche sancito dal decreto del Consiglio dei Ministri, è una condizione che non può essere procrastinata, i controlli non possono essere procrastinati, quindi il percorso della gravidanza deve permanere intatto. La donna che viene contagiata, quindi che è positiva, deve innanzitutto essere tranquillizzata sul fatto che le probabilità che succeda qualcosa di brutto sono basse, deve andare incontro a controlli periodici, ovviamente questo soprattutto da parte del personale ostetrico che quotidianamente le contatta al fine di vedere se la malattia sta decorrendo in maniera sintomatica o meno, e deve fare i controlli che le altre donne gravide devono fare, ovvero la valutazione della morfologia del feto e della crescita nel terzo trimestre. Ma dipende ad esempio dal mese in cui è rimasta incinta, dal mese di andamento della gravidanza, cioè all'inizio può essere meno a rischio che non so al sesto, settimo, ottavo mese di gravidanza? Allora, all'inizio si pensava effettivamente che il decorso dell'infezione da Covid potesse avere una qualche correlazione con l'epoca di gestazione, poi questa associazione è un po' venuta meno. Di solito, dal punto di vista meccanico, donne nel terzo trimestre di gravidanza hanno comunque già una particolare conformazione anatomica che le predispone ovviamente a non avere una performance respiratoria ottimale, però non si è mai trovato una significativa associazione tra epoca di gestazione e poi il fatto di star effettivamente male. Se costretta all'isolamento, come si deve comportare la donna in gravidanza? Sì, si deve comportare idealmente come si comporta una donna o un uomo ovviamente contagiato, ovvero deve cercare di isolarsi da propri cari, soprattutto quelli fragili, soprattutto se sono avanti con gli anni o se hanno pluripatologie, deve far riferimento al ginecologo, al pool di ostetriche ginecologi che le seguono e deve ovviamente costantemente riportare, questo soprattutto in caso la donna abbia comorbidità, altre patologie, in primis diabete e ipertensione, deve quotidianamente riportare il proprio stato di salute per quanto poi riguarda la patologia che l'interessa. Ma può partecipare agli incontri prenatali? Partecipa da remoto? Come funziona? Allora, la donna se necessita, il percorso come ho detto non deve essere interrotto, se la donna necessita di un'ecografia va fatta l'ecografia ovviamente in ambiente isolato, una cosa che facciamo tantissime volte, non solo io, tutti i colleghi d'Italia e del mondo, quindi non deve saltare un controllo prenatale se vi è la necessità dello stesso soltanto perché è positiva, perché ovviamente la valutazione della gravidanza, soprattutto se a rischio, per noi non può essere procrastinata. Ogni volta che deve fare un controllo deve fare un tampone?
Di solito sì, non è protocollata questo tipo di esperienza. Di solito la donna, la valutazione, cioè, della donna. Di solito significa che è meglio che lo faccia. Noi lo facciamo, sì, tendiamo a farlo, anche perché ovviamente questo significherebbe poi traghettare la mamma da un tipo di valutazione, quindi di gestione della gravidanza in ambiente isolato, a uno ovviamente che torna alla normalità. Una donna gravida positiva che deve fare l'amniocentesi, come si deve comportare? Allora, per quanto riguarda l'amniocentesi e le procedure fetali invasive, in generale l'amniocentesi e villocentesi, quello che usiamo per il Covid, quella che è l'esperienza diretta di mamme che tanto sono delle metodi che servono per la diagnosi prenatale. Servono per la diagnosi prenatale, sono delle metodiche in cui presuppongono l'utilizzo, il prelievo di liquido amniotico, in alcuni casi per quanto riguarda la villocentesi di cellule della placenta, quindi ovviamente sono procedure invasive che teoricamente portano al venire incontro il sangue materno e il sangue fetale. Noi usiamo l'esperienza che abbiamo da mamme contagiate con HIV, con epatite, in cui effettivamente il rischio per quanto riguarda l'amniocentesi non è mai stato riportato così significativo. Ovviamente vi sono diversi tipi di indicazioni per fare l'amniocentesi o la villocentesi. Se un'indicazione puramente, ad esempio, basata sull'età o su un aumentato rischio, ad esempio di sindrome di Down, ma non un rischio drammaticamente aumentato, allora è ragionevole anche cercare di traghettare fuori dal periodo di infezione da Covid queste donne e quindi fare la procedura in tutta sicurezza. Di fatto, ripeto, la procedura è comunque sicura anche fatta sotto stato di positività materna. Se invece la procedura non può essere procrastinata, ad esempio per la presenza di un'anomalia, a quel punto allora va preferita l'amniocentesi, ma non va differita soltanto per il fatto che la mamma è positiva. L'età è un fattore limitativo in questo senso, nel senso nel dover fare l'amniocentesi? No, assolutamente no. L'infezione da Covid-19 può influenzare la crescita del feto o la funzione della placenta? Ci sono tanti studi, che hanno posto, che hanno isolato il virus della placenta, tanti studi che hanno anche dimostrato la presenza di modificazioni infiammatorie a livello della placenta. Noi abbiamo appena condotto uno studio in collaborazione, di cui eravamo responsabili noi, in collaborazione con Tor Vergata, in cui di fatto però non abbiamo dimostrato che la crescita fetale devia della norma in condizioni di infezione da Covid. Lo devia se vi sono altri fattori predisponenti, tipo la placenta non funziona bene per altri motivi, però l'infezione da Covid non dovrebbe, questa è l'evidenza che abbiamo attualmente, perché poi l'evidenza corre ovviamente. Non ci sono evidenze che ci dicono che un bambino con infezione da Covid è a rischio di avere problemi di crescita. Si potrebbe arrivare a prendere in considerazione l'anticipo del parto in caso di contagio? L'anticipo del parto è di fatto ancora oggi suggerito nelle mamme Covid, ovvero di non far andare troppo oltre la gravidanza. Questa è un'indicazione però che deriva più che altro da un'esperienza prettamente pratica, ovvero che noi non sappiamo effettivamente l'infezione come decorre e nei casi ovviamente in cui l'infezione decorre in maniera seria, avere anche il bambino da trattare può essere un grande fattore che può poi portare a inficiare la prognosi di queste mamme. Quindi in passato, soprattutto all'inizio della prima ondata, si tendeva a far nascere anche molto prima questi bambini, soprattutto in mamme sintomatiche. Quanto sia di beneficio non è noto. Quello che sappiamo oggi è che, come ci dicono le linee guida, è che non dobbiamo andare oltre una determinata epoca, ma che non dobbiamo neanche drammaticamente anticipare il parto per il Covid, soprattutto se la mamma sta bene. Se la mamma non sta bene, ovviamente il discorso è diverso. In questo caso ovviamente penso che sia importante il mese di gravidanza. È importante il mese di gravidanza e ovviamente nel prendere decisioni, noi ovviamente come equip di medicina prenatale non siamo soli, siamo coadiuvati da tanti specialisti, in primo luogo ovviamente i neonatologi, gli esperti di terapia intensiva, senza di loro non potremmo di fatto fare il nostro lavoro, gli anestesisti, la stessa cosa, i radiologi, i medici di medicina interna, i pneumologi, tutta un'equip, tante diverse figure professionali nella gravidanza complicata da Covid che sono al servizio della mamma, proprio per darle il massimo del servizio, il massimo della performance. Grazie professore, 21:20, do spazio volentieri alla prima telefonata della serata. Pronto Rete 8? Pronto? Pronto? Sì, buonasera, da dove chiama? Da Chieti. Buonasera. Buonasera. Senta, io volevo sapere dal professore. Sono stata operata al seno 5 anni fa e se ho la precedenza per il Covid, per il vaccino. Professore. Allora, non è una domanda. Siamo completamente fuori argomento che stiamo trattando, nel senso stiamo parlando di Covid e gravidanza. Capisco ma che. No, allora no.
Come faccio già adesso? No, ma rispondo volentieri. Sì, io chiedo sempre se la sente. Sì, ovviamente non sono la persona più esperta perché non sono affatto un senologo, quindi prenda col beneficio del dubbio quello che le sto dicendo. Ovviamente sì, essendo una persona fragile, io spero che possa avere il vaccino quanto prima, perché effettivamente ne ha tutti quanti gli stilemi. Lo spero di cuore, perché effettivamente i malati, anche gli ex malati oncologici, è giusto che lo abbiano. Ci dovrebbero essere quasi, insomma, le categorie fragili. Ma no? Io penso proprio che sia una questione veramente di settimane. Soprattutto se arriva il Johnson & Johnson adesso a metà aprile. Altre domande sulla gravidanza, la nostra amica di Chieti? No, niente, grazie, questo non mi interessa, grazie mille. Grazie a lei, bocca al lupo per il suo vaccino. Torniamo al nostro eventuale anticipo del parto. Bisognerebbe, in caso di dover anticipare, si deve ricorrere al parto cesareo, professore? No, non è un'indicazione al parto cesareo, non è un'indicazione al parto cesareo affatto, anzi consideriamo che il parto cesareo dà uno stress ulteriore, che lo stress chirurgico ha uno stress infiammatorio immunologico che la gravidanza ha, quindi l'indicazione al parto cesareo è soltanto se la donna richiede il parto cesareo per quelle che sono le motivazioni ostetriche. Non ci sono ostetriche. Indicazioni? No, per il Covid no. Si può fare l'epidurale? Si può fare l'epidurale, sì, assolutamente. Gravidanza portata a termine da una persona contagiata e guarita, come si accede ai punti nascita in sicurezza? Una persona contagiata e guarita, ovvero che abbia il canonico adesso stabilito dal Ministero della Sanità, tampone negativo, è di fatto una persona guarita, quindi non ha necessità di ulteriori accorgimenti, può ovviamente tornare in comunità, può lavorare, e come può tornare in comunità e può lavorare, così può accedere ai servizi sanitari, non ha bisogno di peculiari curi, a meno che ovviamente la gravidanza non era precedentemente il Covid affetta da peculiari problematiche. Non so se è un'altra telefonata, credo Gigliola mi fa segno di sì, dalla redazione do spazio volentieri ai nostri telespettatori o telespettatrici che come sempre in questa trasmissione che è di servizio hanno la priorità assoluta. Pronto Rete 8? Sì, salve. Buonasera. Buonasera signora, senta, da dove io chiama? Per la gravidanza volevo un'informazione. Sì, scusi un attimo, la regia, aspetti un secondo, la regia ci può dare un po' più di volume in studio perché sentiamo questa telefonata molto bassa. Da dove chiama la signora? Sì, da Teramo. Buonasera, prego. Sì, salve, senta, io volevo sapere nel caso in cui la madre si ammali in gravidanza, diciamo dovrebbe magari essere sottoposta a delle cure con dei farmaci, immagino, soprattutto se è sintomatica, magari accusa febbre oppure altre cose di questo genere. Io volevo sapere, ma sul feto che effetti hanno questi medicinali che vengono utilizzati per curare il Covid di una madre sintomatica? Sì, resti in linea perché se il professor D'Antonio deve farle qualche domanda. Professore, effetto dei farmaci sulla madre asintomatica? Allora, l'effetto dei farmaci in gravidanza, fortunatamente la maggior parte dei farmaci che usiamo per curare le donne con infezione da coronavirus e sintomatiche sono assolutamente tranquilli. In primo luogo sono gli antibiotici, le classi di antibiotici che usiamo sono assolutamente compatibili con un normale sviluppo del bambino, non assolutamente portano nessun danno. E l'altra terapia, che è la terapia con l'eparina, è una terapia che noi diamo a migliaia di donne incinta per tantissimi tipi di problemi e non dà nessun tipo di problematica sul feto, quindi può stare assolutamente tranquilla. E per quanto riguarda il cortisone? Il cortisone si dà ai bambini, di solito si dà alle donne incinte, di solito si predilige un cortisone che oltre a essere di beneficio per la mamma è anche parzialmente di beneficio per il feto, ovvero porti a sviluppare anche i polmoni del feto. Ovviamente terapie col cortisone per quanto riguarda il feto si cerca di non prolungarle troppo perché effettivamente a lungo andare possono creare qualche problema, però di solito sono terapie che non vengono protratte per tanto tempo. Ovviamente poi c'è sempre un'interrelazione tra infettivologo, pneumologo, neonatologo e ginecologo, proprio al fine di trovare il miglior approccio terapeutico. Però nella stragrande, quasi totalità dei casi, una mamma deve stare assolutamente tranquilla che quello che le viene dato non lederà il bambino o la bambina. La signora di Teramo stava aggiungendo qualcosa, mi sembra. Senta, sì, scusatemi, posso fare un'ultima domanda? Come no, volentierissimo, prego. Grazie. Senta, prima diceva del bambino, nel caso in cui diciamo la madre sia sintomatica, ci potrebbe essere scelta da parte dei medici di magari di farlo nascere prima, o meglio, era così all'inizio del,
della pandemia, ma diciamo che questa cosa succede a partire da quale mese? Nel senso, se una madre è sintomatica al sesto mese, non credo che si decida di o anche al settimo si decida di far nascere prima il bambino. No, assolutamente. In queste epoche di gestazione così precoce, no, a meno che sono stati riportati al mondo casi molto molto rari, ma non è la regola, non è affatto la regola. Ovviamente all'inizio della pandemia perché? Perché la ginecologia, la medicina prenatale, la neonatologia si è adattata, abbiamo conosciuto qualcosa di diverso e abbiamo dovuto prenderci le misure pian piano. Però no, così precocemente no, una mamma può stare tranquilla che nella stragrande barra quasi totalità dei casi nessuna una nascita così prematura non sarà richiesta. Va bene, la ringrazio. Grazie alla nostra amica di Teramo, si riferiva forse alla mia domanda che era anche un po' provocatoria, no? Che le avevo fatto prima se era necessario far nascere prima il bambino. Che effetto potrebbe avere il Covid sul bambino se la mamma è malata, professor D'Antonio? Allora, malata sì. Ovviamente di contagiata dal coronavirus. Contagiata, certo. Allora, ad oggi non è mai stata, e adesso abbiamo un'esperienza di migliaia, di svariate centinaia di migliaia di donne gravide, incinta, sfortunatamente contagiate, non è mai stata riportata una malformazione associata al Covid, una malformazione suggestiva di Covid, quindi il Covid non aumenta il rischio malformativo, non c'è una malformazione indotta dal Covid, sia che le mamme siano sintomatiche, sia che non lo siano, quindi non vi è un maggior rischio di dare un danno malformativo al feto solo per il fatto che la mamma sia sintomatica o meno. Quella che viene chiamata la trasmissione verticale, quindi è scongiurata? No, c'è un rischio di trasmissione verticale, inizialmente si pensava fosse intorno all'1%, poi attualmente i dati ci dicono che la trasmissione è intorno al 2-3%, fino al 3% in alcune serie, quindi la trasmissione è possibile. Però non è così alta fortunatamente come pensiamo, quindi anche da questo punto di vista noi di solito rassicuriamo ampiamente, rassicuriamo i genitori, la madre in primis e anche il padre, che la trasmissione è vero, è un'opzione, è una possibilità, però è molto rara, molto più rara di quello che si pensa. Una mamma che risulta positiva al tampone può avere contatti con il suo bambino dopo la nascita? Quanto tempo deve aspettare per abbracciare il bambino, per avere il bambino tra le braccia, se deve aspettare tempo? Allora, fatte le dovute precauzioni, è ovvio anche dal punto di vista strutturale, ovviamente devono essere presenti degli ambienti che permettano ovviamente il contatto madre-neonato, non c'è nessun motivo per cui la mamma non possa farlo. Ovviamente poi ci troviamo anche di fronte a motivazioni logistiche, perché purtroppo, soprattutto nelle fasi, soprattutto in queste fasi in cui siamo soverchiati da mamme positive un po' in tutta Italia, non tutte le mamme, non tutti i posti hanno un reparto di ginecologia Covid applicato, per cui ovviamente ci sono solo mamme e bambini, per cui si cerca anche in quel caso di trovare un compromesso tra quella che è la non esposizione del bambino in un reparto in cui ci sono altre tipologie di pazienti. Però non vi è nessuna controindicazione al contatto, anzi il rooming in deve essere favorito, la mamma deve avere contatto ovviamente con tutte le precauzioni possibili, ovvero in primis l'utilizzo della mascherina. Sempre mamma contagiata dopo la nascita può allattare al seno? Sì. Come può seguire invece il bambino dopo la nascita? Allora, il bambino ovviamente questa è una competenza del neonatologo e non le competenze sì, di un neonatologo. Il bambino viene messo... Però visto che lavorate in pool, detto prima... Sì, allora il bambino viene valutato... Come viene valutato un adulto? Innanzitutto al bambino viene fatto il tampone, una sequela di tamponi al fine di valutare effettivamente al bambino se è sintomatico, se è positivo o meno. Gli fate il molecolare? Gli fanno il molecolare? Sì, no, la lettura è la medesima. Poi non vorrei sbagliare perché insomma non ho mai visto un bambino farlo e fortunatamente non l'ho visto perché mi impressionerebbe alquanto. E viene eseguita come una persona non, ovviamente come una persona insomma più grande, ovviamente all'età del fatto che stiamo parlando di una vita nascente, quindi una vita che ovviamente deve avere mille precauzioni, perché ovviamente non ha la consistenza, è molto più fragile di quella nostra.
Prima di parlare di vaccino, oggi mi sono arrivate 3 mail, nel pomeriggio le ho anche accorciate perché le ho anche ridotte perché erano abbastanza lunghe, gliene leggo subito una. Scrive Giovanna, che è un po' la domanda che ci ha fatto prima anche la telespettatrice: durante l'allattamento posso assumere farmaci come Ochi, Tachipirina? Specifico che mi sono sottoposta a parto cesareo. Sì, assolutamente sì, meglio la tachipirina, a dire la verità, meglio un antinfiammatorio o un analgesico come la tachipirina, ma sono farmaci che si possono assumere, ovviamente non abusandone, ma si possono assumere. Altra Maria invece scrive: sono incinta da 5 mesi e ho paura di contagiarmi con il Covid. In caso di malattia, lei ritiene che sia poi necessario un supporto respiratorio? Fortunatamente non sempre, anzi fortunatamente molto molto raramente, perché molto raramente una donna va incontro a queste complicazioni. Il rischio, come ho detto, è basso, il rischio tuttavia aumenta in presenza di morbidità, di comorbidità, tra cui età materna avanzata, diabete, ipertensione, ovviamente patologie respiratorie pregresse. Però se una donna è in buono stato di salute, è giovane soprattutto, non ha problematiche di sorta, è alquanto improbabile che sviluppi la forma severa della malattia, ma deve essere tenuta sotto controllo assoluto comunque. Parliamo di vaccini alle donne in gravidanza, sono raccomandati, non ci sono indicazioni precise, c'è un dibattito nazionale e internazionale un po' in corso, cosa consiglia? Che la donna gravida si consulti col proprio specialista di riferimento, quali sono le indicazioni che date? Allora, ad oggi abbiamo fortunatamente un'esperienza che deriva in primis dagli Stati Uniti, che è il primo paese al mondo ad aver vaccinato di massa, il primo paese al mondo ad aver vaccinato le donne gravide in massa, e abbiamo un'esperienza adesso, un report recente di più di 10.000 casi, più aggiornati sono arrivati a 40.000 donne incinta, in cui non si è dimostrato che il vaccino somministrato alle donne in gravidanza sia più pericoloso per quello che riguarda gli effetti collaterali a breve e medio termine, quindi il vaccino è sicuro dal punto di vista degli effetti, dei probabili effetti collaterali, in primo le allergie ovviamente, perché questo di molti hanno paura. Lo dico purtroppo perché a noi ci vengono tante segnalazioni invece di personale che si oppone alla vaccinazione delle donne gravide, e questo è un male. Oltretutto abbiamo recenti report, ha parlato del caso, dei due casi in Italia, ma ci sono adesso centinaia di casi nella letteratura medica, soprattutto statunitense, perché come ho detto sono stati i primi a riportare questa esperienza, in cui dopo vaccinazione della madre gli anticorpi sono stati ritrovati sia a livello del latte sia a livello del cordone ombelicale, e questo dimostra proprio come la scienza va avanti indipendentemente da quello che noi poi possiamo pensare, la scienza è evidenza. È stata una lacuna non aver fatto la sperimentazione nella corsa alla realizzazione dei vaccini, è stata una lacuna non fare la sperimentazione anche sulle donne incinte, sulle donne gravide, o magari si potevano correre rischi seri, professore? Non è stata una lacuna, perché dobbiamo anche pensare nelle condizioni in cui sono stati fatti questi trial, ovviamente in uno stato di emergenza assoluta. Di solito ovviamente l'approvazione di uno studio su una donna incinta ha un iter un po' peculiare. Sono tuttavia vaccini che dal punto di vista biologico sono comunque oggettivamente associati a un profilo sicuro, ed è, a parte la donna incinta, forse una notizia di poche ore fa che il vaccino, principalmente i vaccini RNA, sono anche efficaci negli adolescenti. Vaccini RNA, ma RNA possiamo fare i nomi, tanto sono quelli sul mercato. Sì, possiamo fare i nomi, sono Pfizer, Moderna e Pfizer. L'AstraZeneca non è... Che non si chiama più così, è un nome impronunciabile. Io lo continuerò a chiamare AstraZeneca, perché Vax, qualcosa del genere. Sì, è stato cambiato, sinceramente non me lo ricordo. Non me lo ricordo neanche, non lo imparerò mai. L'Organizzazione Mondiale della Sanità non lo vieta. In Inghilterra vi hanno vaccinato moltissima gente. È una tipologia di vaccino che è stato anche altre volte usato, la tipologia di vaccino dell'AstraZeneca in donne gravide, però non abbiamo ancora dati su questo. Vado da Giuliola perché ho visto sul mio cellulare che è arrivata proprio pochi secondi fa una mail per il nostro ospite, il professor D'Antonio. Giuliola. Sì,
ci scrive Valentina, ho partorito dopo 36 ore di travaglio con dilatazione 5 cm, sono stata operata con cesareo d'urgenza poiché c'era sofferenza fetale, i battiti scendevano ogni qualvolta la bimba provava a scendere per aumentare la dilatazione. Una volta nata, la bimba che il 9 aprile compirà un anno, il dottore mi ha detto, dice il nome però noi generalmente non lo leggiamo, mi ha detto che c'era una brevità assoluta di funicolo. Volevo sapere se poteva essere diagnosticato durante le ecografie nei mesi di gravidanza. No, non possiamo diagnosticare queste cose. Possiamo in alcuni casi quando il cordone è molto lungo, ma in casi rarissimi sospettarlo, non vi è nessuna linea guida nazionale o internazionale che dica che si deve misurare il cordone e non è possibile purtroppo tecnicamente. E la brevità di cordone è una cosa che è indiagnosticabile, che vediamo in tantissimi bambini quando nascono, ma purtroppo li vediamo quando nascono, ma nella maggior parte dei casi non è detto che ponga problemi, però è indiagnosticabile. È stata fatta, si è cominciata a fare adesso la sperimentazione dei vaccini sulle donne in gravidanza. Ci sono diversi trials, sì. In corso. Diversi trials, proposte di trials, sì, tra cui anche RNA. Il vaccino potrebbe causare la mutazione sui feti? No, assolutamente no. Possiamo stare tranquilli? Assolutamente. È una cosa che spaventa molto. Ma assolutamente. Il vaccino anti-Covid potrebbe interferire con altre vaccinazioni raccomandate in gravidanza? Me ne viene una in mente, la pertosse. Ma noi le vaccinazioni in gravidanza, ipoteticamente no, oggettivamente no, ma noi le vaccinazioni in gravidanza tendiamo comunque sempre a dilazionarle, indipendentemente dal Covid. Prendiamo ad esempio l'influenza e la pertosse. Tutte le donne si dovrebbero vaccinare con l'influenza perché... e la pertosse anche, perché noi abbiamo una grande esperienza, lasciando il coronavirus, che i virus respiratori purtroppo nelle donne incinta sono molto più deleteri che nelle donne non incinta di pari età, quindi ecco, noi abbiamo una grande esperienza su quello che riguarda le infezioni virali respiratorie, ecco perché ne consigliamo i vaccini, indipendentemente dal coronavirus, e di solito li dilazioniamo proprio per un principio di precauzione, però oggettivamente non c'è da preoccuparsi. A distanza di tempo? Di solito un mese. Dipende. Una mamma vaccinata può continuare ad allattare al seno? Sì. Senza nessun problema? Assolutamente. Una mamma immunizzata trasferisce gli anticorpi anche nella fase di allattamento? Mi sembra che me l'aveva già detto prima, che ci sono anche degli studi recenti che sono... Studi degli Stati Uniti che dimostrano che gli anticorpi sono presenti, sì, non solo nel cordone ombelicale ma anche nel latte materno, quindi per far capire quanto aiutano, potenzialmente possono aiutare questi bambini che ricordiamo sono esseri molto molto più fragili di noi. È consigliato oppure potrebbe essere un obbligo in determinate situazioni lasciare il latte materno per passare al latte artificiale? No, non ho competenze ovviamente sulla lattazione, non mi arrogo competenze non mie perché sono competenze pediatriche, ma non penso ci sia assolutamente indicazione a non allattare per questo, per una vaccinazione, anzi. Una donna che scopre di essere in gravidanza tra la prima e la seconda dose del vaccino, che fa? Ha due opzioni. Non vi sono linee guida forti, perché ovviamente stiamo iniziando ad avere adesso esperienza. Non c'è pericolo che si vaccini in gravidanza. Idealmente dovrebbe aspettare il primo trimestre. Perché il primo trimestre? Perché noi generalmente sappiamo che il primo trimestre è la periodo della gravidanza in cui il bambino potenzialmente è più labile agli stimoli. Adesso non voglio assolutamente dire che il vaccino faccia male al bambino. Se si è vaccinata nel primo trimestre della gravidanza, non ho seguito il suo ragionamento. No, se la mamma si è vaccinata prima della gravidanza e scopre di essere incinta, non deve temere che il vaccino possa aver... in alcun modo aumentato il rischio di aborto, il rischio del malformativo, quindi può stare tranquilla e può fare il vaccino, idealmente cercando di spostarlo dopo il primo trimestre. Se una donna è stata vaccinata nel primo o nel secondo trimestre ha due opzioni, ovviamente poi anche a seconda del tipo di vaccino, oppure anche della dilazione del vaccino, o vaccinarsi dopo le canoniche 3 settimane o aspettare il postpartum. Donne vaccinate in gravidanza trasmettono sempre l'immunità ai figli o potrebbe essere un caso? Noi abbiamo visto, l'ho detto anche in presentazione, che di recente in Italia
ci sono state quelle due donne che tra l'altro hanno dato alla luce due bambine e nel sangue di queste due bambine sono stati trovati gli anticorpi anti-Covid. È una regola certa? Certo, in medicina non è nulla, quelle due donne erano due medici, una ginecologa e un'immunologa se non ricordo, ecco, se non ricordo bene. Lo sapevo. E hanno dato l'esempio, come giusto che i medici diano l'esempio. Ovviamente c'è nello studio statunitense la percentuale di rilevamento era elevatissima, superava il 95% dei casi, 93-95% dei casi. Ovviamente aumentando i numeri, aumentando la nostra esperienza, potremo dire se effettivamente questo 95 andrà meglio o se ovviamente evolverà in peggiorativo. Io penso evolverà in migliorativo. Gli anticorpi possono essere anche nel cordone ombelicale, mi sembra che me l'aveva già detto, sì. E anche nel latte materno. Senta, per quanto riguarda coppie che in cerca di gravidanza si affidano alla fecondazione assistita, è consigliato il vaccino? Allora, se ovviamente purtroppo ad oggi una coppia non può andare a fare il vaccino, ma deve essere chiamata sulla base ovviamente di un particolare rischio o dell'appartenenza a una categoria professionale, come ovviamente sono i medici, non vi sono evidenze che dicono che insomma non suggeriscano di farlo. Quindi una donna può tranquillamente farlo e non avrà da temere che possa inficiare il rischio malformativo. Nessuna differenza tra i vari vaccini che sono sul mercato? Allora, non facendo pubblicità a nessuno, come vi ho detto, l'esperienza che abbiamo ad oggi dal punto di vista della mole dei dati pubblicata è sui vaccini RNA. L'Organizzazione Mondiale della Sanità non vieta assolutamente l'esecuzione del vaccino ad adenovirus dell'AstraZeneca, tuttavia non si hanno ancora dati, quindi noi dal punto di vista clinico ovviamente adesso ci tendiamo a rivolgerci verso questi vaccini quando ovviamente una mamma ne ha bisogno o fortunatamente può accedere alla vaccinazione medesima. Anche mentre si sta già seguendo l'iter di procreazione medicalmente assistita, è consigliato il vaccino, professore? Beh, l'iter di procreazione assistita è un percorso molto lungo, ovviamente non abbiamo i dati se il vaccino può essere più o meno pericoloso nell'immediato. Abbiamo una grande mole di dati però di donne che nel percorso della fecondazione assistita sono state vaccinate e non hanno avuto problematiche, non aumenta come ho detto il rischio che la fecondazione assistita possa non aver successo. Questo dobbiamo vedere il vaccino come una cosa negativa, ma come una cosa che ci aiuta. Questo è quello che dobbiamo noi medici in primis dimostrare alle mamme, alle pazienti, noi che siamo ovviamente ci occupiamo delle donne. Le leggo questa mail e poi vado in pubblicità. Sono un insegnante di 37 anni che a metà marzo si è sottoposta alla prima dose di vaccino AstraZeneca. Dopo qualche giorno, facendo un test, ho scoperto di essere in gravidanza. Mi hanno fissato la seconda dose di vaccino a metà maggio e sono piuttosto preoccupata. Cosa mi consiglia? Allora, fortunatamente stanno per uscire i dati sulla vaccinazione AstraZeneca, perché sono di qui a poche settimane verranno rilasciati dall'Università di Oxford i dati su quello che è l'impatto dell'AstraZeneca. Conoscendo dal punto di vista personale gli specialisti in questione, perché noi abbiamo grandi relazioni con questa università, così come con tante università inglesi, i risultati preliminari indicano che praticamente è ascrivibile agli altri vaccini RNA. Quindi dopo quando può star tranquilla, fra qualche settimana le daremo la risposta definitiva, però può stare in linea di massima. Fra qualche settimana, va bene. Pubblicità, ci vediamo tra pochissimo. Di nuovo in diretta a studio per la seconda e naturalmente ultima parte di questa puntata di Pronto Medicina Facile, dedicata alla gravidanza ai tempi del Covid. Ne stiamo parlando con il professor Francesco D'Antonio, specialista in ostetricia, ginecologia e medicina fetale dell'Università Gabriele D'Annunzio di Pescara, in particolare responsabile del Centro di Medicina e Terapia Prenatale e Gravidanza ad Alto Rischio della Clinica Ostetrico-Ginecologica diretta dal dottor Marco Liberati. Professore, caso di parti gemellari, come vi comportate se la mamma è affetta, cioè se è rimasta contagiata dal coronavirus? Le gravidanze gemellari sono di fatto tra le gravidanze per definizione considerate ad alto rischio, hanno una serie di corollari di patologie che possono intercorrere, il che rende conto anche del fatto che diciamo, la maggior parte di questi bambini nasce prima
Abbiamo un'iniziale evidenza, molto probabilmente perché la meccanica respiratoria è un pochettino più compromessa dei gemelli, avendo insomma l'utero più grande, andando a includere due bambini, spostando il diaframma sopra, stiamo iniziando a sviluppare dati, insomma ad avere una lieve evidenza sul fatto che queste donne hanno un leggero rischio aumentato di essere sintomatiche. Ovviamente sono bambini che noi ci troviamo per la maggior parte dei casi a far nascere prima, proprio al fine di preservarli per altre patologie, quindi il Covid di per sé stesso non è un'indicazione a far nascere prima un gemello. Però nella maggior parte dei casi i gemelli purtroppo hanno altre condizioni che ci inducono a far rinascere prima. Rischi complicanze in questi casi sono maggiori? Durante il Covid? Sì. Allora no, durante il Covid ovviamente un parto gemellare, ovviamente questo in Italia, a meno che i bambini non siano, almeno che il primo bambino non sia di testa, se soprattutto il primo bambino è di piedi non va affrontato naturalmente, va affrontato tramite taglio cesareo. Se il primo bambino è di testa la mamma può anche considerare il parto spontaneo. Ovviamente un taglio cesareo in un gemello potenzialmente espone la mamma a un lieve ma maggiore rischio emorragico, perché ovviamente nel momento stesso in cui i bambini escono l'utero si deve contrarre al fine di garantire il fatto che la mamma non perda più sangue, quindi essendo l'utero più sovradisteso, più stimolato, questo può portare a una maggior perdita di sangue, quindi principalmente il rischio nei gemelli è un rischio durante il cesareo di tipo emorragico, però ovviamente sapendo che questa tipologia di mamme ha questo particolare rischio, noi usiamo farmaci diciamo già un pochettino più potenti, cioè, quindi cercando di preservarci. Ci sono indicazioni per il vaccino anti-Covid? No, sui gemelli no, che io sappia no, non è ancora stato, anche perché i gemelli non sono così, cioè sono frequenti, li vediamo ovviamente tanti, però ovviamente non rappresentano la maggior parte delle donne, delle mamme con infezione da coronavirus in gravidanza. Feti che hanno delle patologie della crescita possono andare incontro a delle complicanze in caso di contagio da Covid della mamma naturalmente? Allora, come vi ho detto prima, è vero, la crescita fetale macroscopicamente non viene inficiata, non viene influenzata dal Covid. Quella che è la nostra esperienza personale, tuttavia, è che in mamme che hanno già altre problematiche che possono portarle a far crescere meno il bambino, effettivamente il Covid potrebbe rappresentare un ulteriore stimolo, e questo lo testimoniano anche alcuni dati in cui in bambini piccoli l'isolamento, quindi il danno a livello vascolare nella placenta da parte del coronavirus era maggiore che di quello in bambini invece di mamme che non avevano fattori predisponenti, quindi potenzialmente potrebbe essere un danno, sì. Una mamma contagiata, infettata dal Covid in sala parto deve essere sottoposta a manovre diverse, professore? Allora, una mamma in sala parto, ovviamente queste mamme partoriscono purtroppo non sempre col marito, anzi quasi mai col marito, questo ovviamente al fine di cercare insomma di osservare il principio di massima precauzione, soprattutto ovviamente in quel caso in cui il marito non è positivo. Ha un'attenzione particolare, c'è un pool dedicato di ostetriche che ovviamente non lasciano mai la mamma, sia nell'immediato sia durante, sia nel postpartum. L'approccio al parto è di fatto però simile, non c'è una cosa che noi facciamo nelle donne che vanno incontro a travaglio e che sono contagiate col coronavirus a confronto di una donna che è in travaglio e non ha coronavirus. È tutto normale? Tutto normale, cerchiamo quanto più possibile di avallare la fisiologia, la natura, al netto del fatto che ovviamente questo è un nostro dispiacere, ma purtroppo è una necessità di presentarci a queste mamme tutti bardati, purtroppo ovviamente questo riduce anche l'empatia. Non solo voi naturalmente. Non solo noi, però ovviamente durante il travaglio l'ostetrica svolge un ruolo eccezionale, fondamentale, io insomma le ostetriche sono l'anima del nostro reparto. E si crea un'empatia, e proprio anche alla base di questa empatia il fatto che poi una mamma, comunque considerate che una donna in travaglio è una persona sola che deve affrontare un pericolo, un ostacolo immenso, e proprio lo sviluppo di empatia con l'ostetrica facilita tantissimo il fatto che la mamma venga aiutata, supportata e venga portata poi accompagnata a superare questo ostacolo. Il fatto di non avere un contatto diretto a noi ovviamente dispiace tantissimo, siamo addolorati quando dobbiamo far partorire una mamma Covid, proprio per questo purtroppo ovviamente noi dobbiamo anche preservare gli operatori sanitari, altrimenti certo, non si avrebbe la continuità della cura. L'ultima, in caso di diabete, che succede?
Allora, di diabete come di pressione alta, quindi di tutte quelle condizioni che predispongono ad aumento del rischio materno per quanto riguarda l'infezione dal coronavirus, i controlli devono, innanzitutto la mamma deve costantemente, quotidianamente informare i dottori che si prendono cura di lei, quindi deve dare costantemente notizia di quelli che sono i valori degli zuccheri nel sangue. Per quanto riguarda, perché ovviamente se questi valori si scompensano, ovviamente porrebbero un fattore di rischio addizionale all'infezione da coronavirus. Per quanto riguarda l'associazione tra diabete, pressione alta e gravità dell'infezione, effettivamente ci sono tante ipotesi, nessuna ancora pienamente comprovata. La più verosimile è che ovviamente queste condizioni si associano comunque a un danno vascolare, e noi abbiamo un danno vascolare subclinico, e noi sappiamo comunque che nelle persone, purtroppo, che poi vanno incontro alla fase più severa della patologia, vi è evidenza di questo danno vascolare, quindi molto probabilmente l'associazione potrebbe essere la medesima. Sa di fatto che queste donne richiedono un assoluto controllo e non devono assolutamente procrastinare nessun appuntamento che le è stato dato, perché ovviamente la patologia, qualora si scompensa, pone un fattore di rischio addizionale per quanto poi riguarda il buon esito, certo, della gravidanza stessa. Domani sala operatoria o va avanti con le sue ricerche, professore? Domani tutti e due, la nostra attività, essendo universitario, è 50-50, per quanto ovviamente sia possibile. Ovviamente la priorità assoluta, essendo medici, va sempre alle mamme. Noi siamo più che contenti di dilazionare le nostre ricerche per fare assistenza. È vero anche che questo campo, tutti i campi della medicina, ma questo campo in particolare, essendo così giovane, senza la ricerca non andrebbe avanti. Noi, e penso che le donne che poi seguiamo quotidianamente, le informiamo, le gestiamo sulla base delle ricerche che facciamo. Sono ricerche correlate e finalizzate al fine di migliorare quello che è l'esito della gravidanza, soprattutto quando ci sono condizioni molto particolari. Senza le nostre ricerche non potremmo rendere un servizio migliore alle nostre pazienti. Quante persone avete in cura in questo periodo? Allora, noi gestiamo fortunatamente Covid, state dicendo? Covid ne abbiamo una decina, se una non decina. Sbaglio, di cui purtroppo alcune un paio ricoverate. E sinceramente le dico la verità, non Covid, ne abbiamo tantissime, perché le seguiamo fondamentalmente questo approccio, a parte ovviamente nell'immediato del parto, ovviamente se purtroppo si scompensa la patologia non richiede un ricovero ospedaliero continuo. Ne abbiamo tante, sicuramente penso un centinaio, ma penso anche di più, non le conto sinceramente, però fortunatamente ne abbiamo tante, perché vuol dire insomma che si stanno fidando di quello che facciamo. Di questo dobbiamo soltanto ringraziare le mamme che vengono da noi. Questo ne siamo assolutamente certi, vista la sua competenza e quella del professor Liberati. Quanto stanno vivendo in maniera preoccupata e ansiosa le donne, le mamme contagiate dal Covid in questo periodo della gravidanza? Sono assistite da psicologi? Allora, questa è una domanda puntualissima, perché soprattutto all'inizio della patologia la più grande mole di studi su Covid e gravidanza non tanto andava a valutare quelli che erano gli aspetti fisici, medici, di quella che era la probabile evoluzione della patologia dal punto di vista proprio fisiologico e fisiopatologico, ma andavano a valutarne l'impatto psicologico che queste donne avevano. E di fatto ci sono decine di studi, soprattutto in Italia, condotti in Italia, quindi ovviamente applicabili alla nostra realtà, che dicono che queste donne sono ovviamente lo stress, l'ansia, i disturbi da sonno aumentano significativamente. Ci sono fortunatamente tanti gruppi di psicologi, noi abbiamo una psicologa che lavora soltanto per il materno infantile. Non devono temere di richiedere assistenza psicologica, perché la salute psichica poi va di pari passo con quella fisica. Però l'impatto che questa pandemia, io penso è vero, su qualsivoglia tipologia di persona, i bambini non dimentichiamolo, sono i più dimenticati, ma sulla donna incinta c'è proprio evidenza di una significativa associazione con i disturbi della psiche, del profilo psicologico delle madri medesime. State facendo degli studi anche su questo? Abbiamo condotto degli studi insieme all'Università di Roma e di Napoli, pubblicati su un giornale americano 6-7 mesi fa, se non sbaglio, in cui purtroppo abbiamo riportato quello che le sto dicendo, ovvero della drammatica incidenza dei disturbi d'ansia in queste mamme.
Grazie, grazie al professor Francesco D'Antonio, complimenti per la sua giovane età, soprattutto per la competenza grazie. Acquisita nell'esperienza in Italia e all'estero. Professor Francesco D'Antonio, specialista in ostetricia, ginecologia, medicina fetale, ho detto bene. Benissimo. Benissimo. Grazie, auguri. Grazie a lei, auguri. Università Gabriele D'Annunzio di Pescara, lui in particolare responsabile del centro di medicina e terapia prenatale e gravidanza ad alto rischio, la clinica ostetrico-ginecologica diretta dal professor Marco Liberati, anche professore associato all'Università D'Annunzio. Stasera la voce proprio non c'è. Grazie a tutte le persone che hanno lavorato a questa puntata, in redazione come sempre Gigliola Edmondo. Ciao Gigliola. Ciao Paolo, consentimi di ringraziare Francesco Specchiulli per la supervisione tecnica, Andrea Di Fabio, tutto lo staff tecnico redazionale di Rete 8, ma soprattutto le persone che ci seguono ogni settimana. E sono le persone che incontriamo a rendere la vita degna di essere vissuta. È una frase attribuita allo scrittore francese Guy de Maupassant e quindi un augurio di una serena Pasqua a tutte le persone che incontriamo anche soltanto virtualmente ogni settimana e che ci seguono. Buona Pasqua a tutti. Grazie Gigliola, buona Pasqua anche a te. Approfitto perché è arrivata proprio in questo momento una mail e quindi approfitto ancora della disponibilità del professore per girargliela subito. Scrive Valeria: salve, sono una gravida alla 22esima settimana di gravidanza. Volevo chiedere quale fosse la settimana più adatta per sottoporsi alla vaccinazione anti-Covid e come fare per richiederla alla ASL di Chieti, visto che non c'è ancora una piattaforma dedicata. La ringrazio, Valeria da Chieti. Allora, l'epoca è praticamente buona perché dopo il primo trimestre idealmente qualsiasi epoca è buona, ovviamente abbiamo detto per un principio di precauzione che noi osserviamo in medicina prenatale ostetricia generale di cercare di fare qualsiasi tipo di intervento dopo il primo trimestre, a parte alcuni ovviamente, e quindi l'epoca è buona. Per quanto riguarda come si fa, purtroppo ad oggi insomma è più che altro il Ministero che deve dire quando arriveranno i vaccini per la popolazione generale. Io penso che la mole di dati che abbiamo adesso sul fatto che alcune mamme, soprattutto alcune mamme con problematiche, siano considerati soggetti che noi insomma chiamiamo fragili, penso, spero li induca quanto presto a considerare le mamme all'interno delle categorie, delle priorità di vaccinazione, a non far scalare appunto, non farle arrivare alla loro età, altrimenti ci vorrebbe insomma molto più tempo di quello che pensiamo. Certo, grazie professore, in extremis abbiamo accontentato anche questa nostra telespettatrice. Grazie a voi telespettatori, con voi ci vediamo giovedì prossimo alle 21 e cercheremo di fare chiarezza su Covid e trombosi con il dottor Vincenzo Di Egidio, direttore dell'unità operativa complessa di radiologia vascolare e interventistica della ASL di Pescara. Vi ricordo sempre che se tenete alla salute, alla vostra salute, medicina facile è la vostra trasmissione. Vi ringrazio e vi auguro serene festività pasquali. Ci vediamo con questa trasmissione la prossima settimana, giovedì alle 21. Grazie, arrivederci e auguri.